Benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi andiamo a recensire questo case, il Deepcool CK560, che avete visto un video montaggio settimana scorsa, un paio di settimane fa, di questo case, di questo PC, ma oggi andiamo a vedere nello specifico cosa ci fornisce Deepcool con questo modello. Io sono Elytra e questo è Elytra Technology, un canale che vi aiuta nella scelta della migliore componentistica per PC, vi guida sull'assemblaggio di un PC e vi consiglio i migliori prodotti da acquistare tramite recensioni e benchmark. Nel video di oggi vi vado a mostrare, quindi a recensire, questo case della Deepcool. Questa recensione è anche possibile grazie a pcgaming.it, quindi ringrazio pcgaming.it e trovate tutti i link all'interno della descrizione. Ma non perdiamoci in chiacchiera, andiamo subito all'interno di questo PC a vedere un pochino cosa ci fornisce Deepcool con questo modello. È un case abbastanza leggero, ma non per questo cheap, quindi non per questo costruito male, anzi è totalmente in metallo. Anche la paratia frontale è mesciata, come potete notare, c'è un filtro per la polvere. In dotazione abbiamo già 4 ventole, di cui una dietro da 140, quindi veramente un'ottima dotazione. Un bel case leggero e middle tower, quindi piccolino, che ci offre più o meno tutto quello che richiediamo, che è possibile avere da un case middle tower. Partiamo dalle dimensioni. Misura 456 mm di lunghezza, 471 mm di altezza e 230 mm di profondità. Questa profondità aiuta veramente tanto al passaggio dei cavi nella parte posteriore, nella parete posteriore, e anche nella possibilità di fare un buon cable management, quindi aiuta molto al passaggio dei nostri cavi, perché lo spazio nella parte posteriore è veramente tanto, veramente ampio, come avete potuto notare dall'assemblaggio di questo PC. Iniziamo dalla parte frontale. Frontalmente abbiamo questa paratia mesciata con questo più, il simbolo, questo simbolo del più ripetuto, che è possibile andare a togliere con una calamita, perché è calamitata. Possiamo accedere al filtro per la polvere e vediamo le nostre tre ventole ARGB. Il frontale mesciato è ben fatto, come dicevo, comunque in metallo, e ci offre la Deepcool direttamente queste tre ventole incluse nel prezzo. Veramente delle buone ventole, abbastanza silenziose, con delle palle veramente particolari, come potete vedere, che ci forniscono veramente un ottimo airflow, quindi un ottimo flusso d'aria all'interno del case. In più sono RGB e sono veramente molto molto carine. Nella parte superiore, oltre al filtro per la polvere e alla possibilità di inserire fino a due ventole da 120 o due ventole da 140, abbiamo il tasto di accensione, doppia USB 3.0, una USB Type-C, un tasto per il cambio dei LED delle ventole e un unico jack come auricolare, quindi con 4 poli ingresso uscita cuffie. Non abbiamo però in dotazione l'adattatore. Nella parte superiore è possibile andare a inserire dei radiatori da 120, 140, 240 o 280, 280 mm. Non riusciamo ad arrivare a 360 perché la lunghezza non ci permette, quindi lo spazio è ridotto. Essendo un middle tower è anche abbastanza compatto e leggero, quindi non c'è la possibilità di arrivare a 360 mm sulla parte superiore, ma sicuramente è possibile mettere un 360 mm nella parte frontale. Frontalmente possiamo mettere, oltre che queste tre ventole da 120 che già sono in dotazione, possiamo mettere due ventole da 140 oppure radiatori da 240, 280 o 360 mm. Nella parte posteriore abbiamo inclusa una ventola da 140 mm, quindi veramente ottimo perché è silenziosa e caccia veramente tanta aria all'esterno, quindi il flusso d'aria è veramente ottimo. 7 slot PCI e l'alloggiamento del nostro alimentatore. Nella parte inferiore, oltre ai piedini che vanno a mantenere il nostro case, abbiamo il filtro per la polvere in corrispondenza dell'alimentatore e anche delle vite
puliti che ci permettono di andare a spostare la gabbia degli hard disk. Nella parte posteriore, come potete notare, c'è veramente tanto spazio. Abbiamo la possibilità di poter andare a mettere due hard disk da 3,5 o due hard disk da 2,5. Peccato che non abbiamo uno slot per andare a mantenere gli hard disk da 2,5. Ciò significa che se devo andare a sostituire un hard disk, dato che l'accesso alle viti è dalla parte frontale, quindi dalla parte posteriore alla scheda madre, significa che devo andare a smontare la scheda madre se voglio sostituire un disco da 2,5. È anche vero che è difficile ad oggi avere degli hard disk da 2,5, o comunque ad oggi avere degli SSD da 2,5 è un po' meno naturale. Sicuramente attualmente conviene e si spinge di più sugli NVMe, però comunque nel caso in cui volessimo avere un SSD da 2,5, dovete considerare che se un domani lo volete cambiare o ne volete aggiungere un altro accanto nella parte posteriore, dovete andare a smontare la scheda madre, altrimenti li potete inserire all'interno della gabbia degli hard disk da 3,5. È possibile farlo. Io la gabbia dell'hard disk da 3,5 nella parte bassa l'ho spostata così da avere più possibilità e più spazio per i cavi del nostro alimentatore, per andare a nasconderli accanto all'alimentatore e non dietro la paratia, anche se la paratia, ripeto, è veramente molto spessa e quindi il passaggio dei cavi è ben fatto. Abbiamo lateralmente accanto alla scheda madre queste paratie belle grandi con gommini passacavi e anche una piccola guida che ci permette di aiutare e agevolare il passaggio dei cavi e soprattutto sistemarli al meglio. Abbiamo nella parte alta il passaggio dei cavi sia per le ventole che per l'alimentazione della nostra CPU, nella parte bassa alla scheda madre la possibilità di passare la 3.0, quindi l'USB 3.0 oppure il connettore audio USB, eccetera eccetera eccetera. Quindi nella parte bassa ci abbiamo tanto spazio. Peccato, davvero peccato, che ci manca il passaggio di alimentazione per la nostra GPU. La preferisco, mi piace tanto avere questo passaggio qua sotto, quindi significa che dovremo passare la GPU accanto alla scheda madre. Entriamo all'interno. Internamente abbiamo nella parte frontale il nostro vetro temperato. Aprendo, entrando all'interno, ci rendiamo conto che comunque è un case che supporta schede madre ATX, Mini ATX o Micro ATX. Abbiamo queste belle paratie larghe accanto alla scheda madre dove far passare il passaggio cavi, e devo dire che le dimensioni interne sono adatte a questo case, vanno benissimo, soprattutto per un utilizzo anche con un dissipatore ad aria, come avete visto il Deepcool che abbiamo utilizzato. Quel dissipatore ad aria veramente che è niente male per il prezzo che ci viene fornito, quindi con dissipatore ad aria veramente lo spazio è eccezionale. Nel caso in cui dobbiamo andare a mettere un radiatore nella parte superiore, prestate attenzione alla tipologia di raffreddamento a liquido, perché purtroppo alcuni Arctic sono molto spessi, gli Arctic in generale sono molto spessi e potreste avere difficoltà. Non ho avuto la possibilità di provarlo, però secondo me prendiamo un po' bene le misure, perché nella parte superiore sia radiatore che ventole potrebbero andare a toccare con le RAM sulla nostra scheda madre. Questo case diciamo che è consigliato con un dissipatore ad aria oppure un 240 mm di qualsiasi marca, l'importante è che non sia Arctic. Inoltre, un'altra particolarità all'interno del case, abbiamo il GPU bracket, quindi il braccio che va a mantenere la GPU diritta. Io l'ho usato ed è veramente molto molto comodo. Devo dire che mi sono trovato bene, l'ho appena montato la GPU, l'ho subito spostato e messo in posizione, perché aiuta la GPU a rimanere diritta e a non piegarsi con il tempo. Beh ragazzi, questo case quanto costa? Questo case si trova su Amazon intorno ai 110 euro. Diciamo che per la qualità costruttiva, per quello che ci offre, le ventole in dotazione, la RGB, la 140 sulla posteriore, tanto spazio nella parte dietro alla scheda madre, il GPU bracket, sono tante piccolezze, sono tanti dettagli che fanno la differenza e fanno aumentare il prezzo. Lo acquisterei assolutamente sì con questo prezzo, ragazzi. Questo è veramente un ottimo prezzo, come potete vedere lo fanno sia nero che bianco, è veramente molto carino. Spero che possiate vedere meglio anche altri prodotti su Amazon. Su questa fascia di prezzo credo che sia veramente da consigliare e da valutare. Ci sono tanti altri prodotti magari che ci offrono altro, ma che non ci offre quello che ci offre questo case. Poi molto spesso nella scelta di un case vale anche il gusto soggettivo, e il gusto soggettivo fa veramente la differenza.
senso che deve essere bello, oltre che comodo e costruito di qualità. Se non vi piace, allora in quel caso è inutile valutarlo. Però se vi piace questo case, con tutto quello che ci offre, è assolutamente da valutare, quindi potete acquistarlo su questa fascia di prezzo. Trovate tutti i link all'interno della descrizione. Mi dispiace se ad alcuni di voi avevo detto che avrei portato la recensione del Montec, ma il Montec che avete visto nel video precedente nell'assemblaggio PC purtroppo non è su Amazon, non esiste su Amazon, non esiste nel mercato italiano, l'azienda ce l'ha mandato ma attualmente ancora non è disponibile nel mercato italiano, quindi questo significa che recensirlo significava darvi la possibilità di vedere tutte le caratteristiche di quel case ma non avere la possibilità di comprarlo, quindi era diciamo un lavoro inutile, perché nonostante è un bel case, fornisce veramente altre caratteristiche diverse da Deepcool, non conosciamo il suo prezzo, non possiamo acquistarlo, quindi una recensione è sprecata sulla base di una mancata prezzo. Tutte le recensioni che io faccio si basano soprattutto sul prezzo. Se questo case fosse costato 200 euro non l'avrei mai consigliato, o meglio avrei parlato dei suoi pregi ma il suo difetto più grande sarebbe stato il prezzo, o il contrario, se il prezzo era più basso dei 90 euro era un best buy assoluto e quindi l'avrei consigliato a prescindere da qualsiasi altro case su quella fascia di prezzo. Quindi tutto varia in base al prezzo e il Montec non ha prezzo e quindi non è possibile acquistarlo. Beh ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate di questo case, di questa recensione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, cliccate sulla campanellina e mettete tantissimi piace a questo video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Elytra Technology.